Le vasculiti anche associate rappresentano uno spettro piuttosto eterogeneo di malattie e comprendono tre forme principali: la granulomatosi con poliangite, che era nota in passato come granulomatosi di Wegener, la poliangite microscopica e la granulomatosi eosinofila con poliangite, anch'essa nota in passato come sindrome di Chu-Strauss. E sono malattie sistemiche perché possono coinvolgere più organi o apparati e spesso hanno un coinvolgimento delle alte vie respiratorie, a volte anche polmonare. Frequente l'interessamento renale, in particolare nella granulomatosi con poliangite e nella poliangite microscopica, e una serie di sintomi che vanno sotto il nome di sintomi sistemici o costituzionali, che esprimono la natura infiammatoria della malattia e il coinvolgimento di più organi, e che sono spesso quelli d'esordio: sono l'anoressia, la facile affaticabilità, la stanchezza, i dolori articolari diffusi, i dolori muscolari e a volte la febbricola. Quindi la presentazione clinica della malattia è spesso molto insidiosa e può differire certamente da una forma all'altra. È classico, per esempio, nella poliangite microscopica o nella granulomatosi con poliangite, che si abbiano fenomeni molto acuti, molto importanti, con presentazioni cliniche severe, come l'alveolite emorragica, quindi pazienti che presentano anemizzazioni improvvise, dispnea, oppure la glomerulonefrite rapidamente progressiva, che comporta una riduzione della funzionalità renale, una riduzione dell'output di urina e anche la comparsa a volte di macrematuria, che sono sintomi molto allarmanti e che devono portare il paziente al ricovero ospedaliero. Per contro, la granulomatosi eosinofila con poliangite, che è nota appunto anche come sindrome Chu-Strauss, è una malattia che invece ha una fase prodromica molto più lunga, ed è caratterizzata da sintomi a carico delle alte vie respiratorie, in genere l'asma, la polipose nasale, che durano anche per anni prima dello sviluppo delle manifestazioni sistemiche della malattia. Sono malattie molto intriganti che possono coinvolgere diversi specialisti, che quindi vengono gestite spesso in ambiti multidisciplinari, coinvolgono il reumatologo, lo pneumologo, l'otorino, il nefrologo, il neurologo per la neuropatia periferica, che è un'altra caratteristica comune alle tre forme, e quindi sono molto impegnative dal punto di vista della gestione clinica. Il trattamento si basa sull'utilizzo di farmaci immunosoppressori nella maggior parte dei casi. Questi sono il farmaco, diciamo, la categoria cardine è rappresentata dai glucocorticoidi. A questi sono abbinati farmaci immunosoppressori cosiddetti tradizionali, come la ciclofosfamide nella fase di induzione della remissione della malattia. Mentre una volta che la malattia è stata spenta, è importante mantenere questo stato di remissione, e quindi si utilizzano terapie di mantenimento generalmente meno tossiche, e queste sono basate su steroidi a basse dosi e sull'uso di immunosoppressori quali la zilteoprina, il metotrexato e il micofenolato. Il rituximab, che è un farmaco biologico, è entrato in modo molto prepotente nella gestione dei pazienti con vasculiti anche associate, e in un certo senso rivoluzionato l'outcome. È un farmaco che viene utilizzato ora sia nella fase di induzione della remissione che nella fase di mantenimento. E generalmente la prognosi di queste malattie al momento è abbastanza buona. Si parla di malattie che un tempo portavano ad una mortalità estremamente elevata: se i pazienti non venivano trattati c'era una mortalità intorno al 60-80%, ora la mortalità è scesa al di sotto del 20%, e questo sicuramente grazie alle nuove terapie e a una maggiore conoscenza delle malattie stesse. E sia in Europa che negli Stati Uniti si sono costituiti dei consorzi di esperti che si incontrano periodicamente e che stabiliscono le migliori opzioni di trattamento, la migliore diagnostica, e propongono studi sulla patogenesi della malattia. Noi siamo coinvolti nell'attività dell'EUVAS, che è la Società Europea delle Vasculiti, all'interno della quale diversi gruppi o sottogruppi si occupano degli aspetti istopatologici, degli aspetti di genetica, della ricerca di biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie, e di trial clinici. I trial clinici sono stati sostanzialmente il motivo che ha portato avanti il gruppo di studio stesso, e sono quelli che hanno permesso di definire lo standard di cura dei pazienti con vasculiti anche associate.